La dissociazione, non accettazione e non accondiscendenza. La dissociazione, non accettazione e non accondiscendenza. No compromesso con tutto ciò che non accettiamo come valore da assumere. Ovviamente, dissociazione da ciò che porta solo danno e rovina a noi come esseri umani. Un lucido discernimento equilibrato e razionale consapevole di ciò che è bene contro ciò che è male. Non possiamo continuare ad essere un oscuro miscuglio di bene e di male, falso, artificiale, adattamento ad una società che pensa di essere normale nella norma. Ma entro i parametri di quale norma, se non finta e falsa? L'inganno della materia che pone disvalori come meta. Argomento complesso, contegno, ignoranza e violenza, aggressione, divenute solide realtà, a scapito di chi crede e vuole, comunque, un quieto vivere di prosperità, diritto di tutti, vivere e lavorare seriamente ed in pace, coerentemente e coerenti ad un quieto vivere edificante. La realtà di una società che vuole solo condannarti alla sofferenza e farti venire un dolore morale. La società che giudica, che annienta ed annulla il valore della persona in molti casi. La società che vuole renderti la vita ed il lavoro difficile da gestire. La società siamo tutti noi. Dissociamoci e non accettiamo il sistema scorretto, mortale ed ingiusto di una società che ha delegato la sua vita ai capi, a quelli che comandano, accettando ed accondiscendendo ad un sistema di vita mortale. Società corrotta, corrottasi all'impervertimento della vita contro la vita stessa. Quindi non accettate la miseria proposta dal sistema. Sistema di pensiero che chi più chi meno si è costruito all'interno se stesso, quanto fuori esternamente, tutti in certo modo imperfetti perché inclini a sbagli mortali. Io dico no all'imperfezione ed errori di quel sistema di vita mortale. Io non sarò accondiscendente, né approverò, né accetterò il sistema mortale imperfetto. Io mi dissocio, io non ci sto. Io compio una scissione da tutto ciò che è umana imperfezione, corrotta, pervertita e mortale del pervertimento della vita contro la vita stessa. La società siamo tutti noi, optiamo per il cambiamento, per quei cambiamenti radicalmente di essenza e sostanza lucida e consapevole sulle vie del discernimento che conducono a reale e sostanziale evoluzione e progresso di ogni condizione umana di essere mortale verso il divenire dell'autenticità. Esseri umani che approvano solo stili esistenziali di vita liberi sulla via del perfezionamento complessivo dell'essere esseri umani. Le illusioni di mentalità e sistemi mentali createsi lungo l'arco del tempo che scorre, permeate come perno, ad esse hanno alla base un sentire carnale ed imperfetto, dunque mortale. L'energia è bloccata e non in movimento a causa dell'odio e dei derivati dell'odio. Tutta l'esistenza ed i suoi contesti sono pregni delle tensioni, aggressioni e violenze, dell'odio e dell'odio che tutto circonda ed impregna. Sì, oppure no? Niente. Giusto o sbagliato, la terza via, zero, vuoto, niente. Pensare o non pensare, ogni azione è quiete al suo attimo e momento, cercando solo di non forzare sul naturale scorrere della corrente del fiume o delle maree. Fiume interno, introspezione lucente e tirare fuori all'esterno solo ciò che sei, semplicemente ed unicamente dentro ad un sentire positivo di pace e rispetto, verso tutto il vuoto interno ed esterno a noi stessi. Un lucido discernimento equilibrato e razionale consapevole di ciò che è bene contro ciò che è male, al fine di essere e di scegliere giustamente in equilibrio con noi stessi, ciò che siamo in armonia coerente e concreta, reale ed autentica, ad un giusto sentire ed essere di coscienza pura, corretta e pulita, che non sceglie più il male,
dunque non sceglie più l'odio e l'aggressione contro la vita. Pace alla vita.